Buonasera direttore, insomma, immagino che ci sia delusione e rammarico per come è andata questa gara, eppure l'Avellino era partito molto bene nel primo tempo creando diverse occasioni, purtroppo il Sorrento in 10 riesce a strappare 3 punti. Ma paradossalmente dal momento che siamo andati in vantaggio numerico abbiamo perso lucidità, abbiamo perso aggressività, abbiamo quasi, non so, qualcosa abbiamo pensato, non lo so, però certamente non siamo stati quelli che dovevano approfittare, visto anche la nostra qualità tecnica, non c'era palla più veloce, comunque essere, diciamo, consci che avevamo un vantaggio e dovevamo sfruttarlo diversamente. Quello che questa sconfitta è diversa da altri risultati che a cui appartiene non abbiamo ottenuto in maniera piena è che abbiamo visto una squadra a Foggia straordinaria per maturità, per controllo, per serenità, anche essendo passata in svantaggio. E oggi questo purtroppo non l'abbiamo visto. Allora il mio rammarico è che ho pensato che finalmente la squadra avesse raggiunto questa maturità, questa convinzione e probabilmente stasera rispondesse con queste caratteristiche, al di là dell'analisi tattica, tecnica, poi la farà il mister ovviamente, ma certamente con un piglio diverso. E purtroppo non c'è stato. Allora mi rimprovero io e credo di essere molto responsabile di questo, di non essere intervenuto in settimana per alzare i toni, alzare la tensione, perché pensavo fosse superfluo che ormai la squadra avesse raggiunto su questo assoluta convinzione e una maturità sufficiente. Purtroppo invece ci abbandoniamo ancora all'emozione, ci abbandoniamo alla pressione, ci lasciamo coinvolgere da sentimenti invece di essere duri, tosti e più aggressivi, che forse non fa un bel calcio, ma forse fa più punti. Lo dimostra chi ci precede in campionato. Ecco, direttore, emozioni e sentimenti, e qui al Partenone Lombardi, purtroppo dal 25 di ottobre, no, l'Avellino non riesce a trovare la vittoria interna ed è un dato pesante. Vedi, quando abbiamo questa grande capacità di dimostrare fuori casa che siamo una squadra forte, perderci in casa è un po' difficile da spiegare, no? Perché abbiamo il sostegno del pubblico, il pubblico comunque ci aiuta fino alla fine, magari fisca alla fine, ma è giusto. Invece non riusciamo a trasmettere la stessa intensità, la stessa determinazione che mettiamo fuori casa. Questo lascia un po', non so, stupiti, attoniti. E ripeto, probabilmente devo essere io più pronto a richiamare l'attenzione in questo caso, essendo il più esperto e il più vecchio di tutti. E quindi mi rimprovero questo e mi ritengo responsabile di questa sconfitta in maniera abbastanza importante. Ecco, direttore, approfitto, le chiedo, insomma, migliorare questa squadra era difficile, potranno dare qualcosina di più da Ausilio e Rocca, insomma, che sono nuovi innesti in termini di qualità? Insomma, abbiamo preso 2 giocatori importanti ancora, la società si è messa a disposizione, la proprietà si è messa a disposizione, un ulteriore sacrificio. E credo che invece non abbiamo risposto all'entusiasmo che ha colto questi 2 acquisti, e anche questo è un peccato, perché insomma, vedere che la società non lascia nulla di intentato per tentare l'impresa di recuperare e rispondere a una prestazione che lascia dei dubbi proprio sul piano emotivo, non dico sul piano guarda l'impegno, no, l'impegno c'è stato sempre, c'è stato anche oggi, ma sul piano emotivo vedo che abbiamo delle lacune che sono impensabili, anche perché quando siamo appunto rimasti in superiorità numerica, sinceramente ti aspetti un atteggiamento che continua a essere quello dei primi 20 minuti, invece c'è stato un calo di tensione sotto questo aspetto. Non voglio parlare dell'arbitraggio perché ormai non ne voglio parlare più, sono solo amareggiato, capisco che sono arbitri che devono imparare e impareranno, purtroppo sulle spalle nostre. L'ultimissimo ha utilizzato il termine impresa perché insomma adesso ha 7 punti dalla capolista, crederci sempre è vero, però si fa duro. Bisogna assolutamente crederci perché ci saranno tanti scontri diretti, non sappiamo quello che saprà gestire la squadra che è davanti, anche se Fiorino ha fatto benissimo, e ci saranno tanti scontri diretti con tante squadre che sono lì, però insomma adesso veramente dobbiamo pensare che dobbiamo scalare la montagna, quindi dobbiamo prepararci a questo, spero che questa lezione di stasera ci serva per essere più determinati in questa rincorsa alla vetta. Grazie, grazie mille.